Agrilocal Food per noi è stata ed è un'opportunità di fare conoscere la nostra cooperativa insieme a delle altre aziende agricole del territorio a un numero sempre maggiore di persone. Lavorare dentro una filiera e con altre cooperative significa avere più opportunità. Innanzitutto di offrire un paniere più ampio di prodotti che potete trovare anche sul sito www.agrilocalfood.it che è stato costruito nell'ambito di questo progetto. E significa poter instaurare delle relazioni tra aziende agricole, scambiarsi buone prassi ed esperienze. Significa anche riuscire a portare un maggiore numero di persone verso la consapevolezza che una filiera corta non solo garantisce una maggior qualità del prodotto, ma anche ci permette di creare un sistema per cui l'impatto ambientale diminuisce e salvaguarda l'ambiente. Perché? Perché gli imballaggi si riducono, le distanze di quello che mangiamo sono più corte. E si instaura una relazione importante che dà anche un piacere nel lavoro tra il cliente, tra chi consuma il prodotto e chi lavora. E si possono anche costruire cose insieme ai clienti rispetto alle produzioni che un'azienda agricola può mettere in campo. Grazie a questo progetto anche di Local Food, speriamo di riuscire quindi a fare conoscere il nostro prodotto, tutti i prodotti che realizziamo, dai trasformati, la nocciola, i vini, anche agli ortaggi e alla frutta fresca, a un maggior numero di persone. Di poterli anche scambiare all'interno delle aziende agricole, perché va a completare, insomma, l'offerta che ciascuna delle aziende agricole all'interno della filiera può produrre, ma soprattutto anche di fare conoscere la nostra storia e la nostra realtà. Agrilocal Food è un progetto importante che ci può proiettare all'interno di questa rete, ci può insegnare, ci permette ci ha permesso di sperimentare l'accoglienza di persone, di organizzare eventi, di raccontare la nostra storia. Nell'ambito del progetto, abbiamo anche organizzato una serata di sensibilizzazione sul tema della filiera corta e dell'agricoltura biologica, che è stata molto partecipata, perché oltre all'importanza della filiera corta, le aziende all'interno di questa rete sono principalmente aziende che fanno agricoltura biologica e quindi è importante fare conoscere sempre di più queste pratiche agricole alle persone. Poi ognuno potrà avere più elementi per decidere che cosa acquistare, che cosa portare sulla propria tavola. Questo progetto ci ha portato anche a pensare alla trasformazione dei nostri prodotti coltivati. Abbiamo costruito un laboratorio e col laboratorio trasformiamo parte di quello che noi coltiviamo. Quindi dalle uve otteniamo dei vini, ma dal pomodoro, ad esempio, facciamo il sugo di pomodoro. Dalle uve Barbera e Moscato facciamo la cugnà. La cugnà è un prodotto tipico locale piemontese, noi la facciamo con due tipi di uve, il Barbera e il Moscato, si dice la Barbera e il Moscato. Quest'anno l'abbiamo fatto con la Barbera. Come si fa a fare la cugnà? La cugnà si passano le uve in una pigiatrice tradizionale dove si separano i raspi dagli acini e il mosto. Si ottiene quindi una certa quantità di liquido, il mosto, che viene poi passato in un passapomodori per separare i semini che sono all'interno degli acini, in modo tale che si ottiene solo il liquido. Poi questo liquido viene portato in laboratorio e viene fatto bollire per circa parecchie ore, fino a quando non diminuisce della metà del suo volume. Fatto questo, si lavano la frutta, si taglia la frutta a pezzetti. Noi usiamo le mele cotogne, prugne, la zucca, le nocciole, pere. Fatto questo, il giorno dopo si introduce tutta questa frutta all'interno del mosto e si lascia cuocere ancora per diverse ore, fino a quando il mosto non si addensa. E si ottiene in questo modo la cugnà. Si lascia raffreddare un attimino perché è veramente bollente, poi si mette nei vasetti, si chiudono i vasetti e poi si ripassa alla pastorizzazione. Una volta finita la pastorizzazione si lascia raffreddare e poi passiamo all'etichettatura.